una sola riflessione. Chi fa questo lavoro cerca di controllare tutto, cioè ogni gesto, ogni figura, ogni tenda, ogni roccia. E poi pensa anche a un finale delle sue sculture. Oggi mi sono trovato di fronte a un'esperienza assolutamente nuova, come se queste sculture non fossero mie. Cioè l'emozione che ho ricevuto dal taglio, la scelta musicale fatta da Annalisa, mi hanno un pochettino dissestato. Addirittura alcune mi hanno profondamente emozionato. Mi sono dovuto allontanare, perché chi vive nella fatica quasi da artigiano in questo mondo della scultura, insomma, si rende conto che poi la scultura dà molto. Ecco, oggi mi sono trovato di fronte a una lettura assolutamente nuova, quindi un lavoro quasi completamente fuori controllo, che ha espresso sentimenti molto diversi, sentimenti ed emozioni molto diversi a cui mi ero prefigurato di suscitare. Grazie Annalisa, grazie a te. Paolo Annibali, scultore, dirà l'argilla. Che cosa significa, maestro? Allora, l'idea era quella di coniugare la contemporaneità, l'ansia, l'assenza, l'attesa, con un linguaggio antico. E per questo ho scelto innanzitutto un lessico, che era quello dei miti, ma anche una sintassi nella quale si può raccontare ancora, attraverso le grandi forme del passato, in particolare del Tempio, questo inteso come luogo del sentimento di tutti, sentimento religioso, sentimento morale. Oggi secondo me questo luogo non c'è più, e quindi ho voluto un pochettino raccontare tutto l'apparato decorativo di questo tempio, però senza il tempio. Quindi tutte quelle storie che appartenevano ai miti e agli eroi, però senza né miti né tantomeno eroi. Quindi in pratica questi personaggi che vivono in solitudine, in questi teatrini, in questa ricostruzione di un frontone in cui nessuno fa niente di particolare, descrivendo proprio quell'attimo di una vita qualsiasi, molto generica. Quest'attimo molto spesso è visto anche attraverso degli elementi di trasformazione, cioè nel senso che molto spesso questi personaggi stanno facendo una cosa ma pensando ad altro. Poi io ho voluto cogliere questa, diciamo, cioè fare questa indagine psicologica di questi personaggi, un pochettino che, come se fossimo noi allo specchio. Maestro, le opere sono abbinate alle musiche di Pino Donaggio. Questo è un elemento che ha arricchito moltissimo la mostra. Come forse poc'anzi ho detto in una breve conferenza, una breve presentazione, l'artista cerca sempre di controllare un po' tutti i significati, i movimenti. Per questa mostra addirittura io ho scelto anche la musica, ma devo dire che sono un pochettino accentratore. Vedere le mie opere e vedere e sentire e ascoltare queste musiche di Pino Donaggio mi hanno un pochettino dissestato, mi hanno dato la possibilità di leggere queste opere in maniera più distante, quasi che fossero fatte da qualcun altro. Quindi lo ritengo un'operazione più che interessante, molto coinvolgente. Alcune di queste sono state veramente toccanti, forse hanno proprio colto nel segno in quella possibilità di cogliere la profondità che ho cercato di dare ad alcune di queste.